Lo straniero misterioso è una figura su cui sappiamo molto poco, ma che ha accompagnato tutti i protagonisti dei videogiochi di Fallout, dall'abitante del Vol 13 al suo discendente, il prescelto d'Arroyo, dal vagabondo solitario del Vol 101 al Corriere numero 6, arrivando infine all'unico sopravvissuto del Vol 111. Nonostante le sue numerose apparizioni in 25 anni di franchise, una domanda rimane: chi è lo straniero misterioso? Non sappiamo se Todd Howard e soci abbiano ideato una vera e propria identità per questo personaggio, ma nei videogiochi possiamo trovare qualche indizio sparso qua e là. E in questo video andremo ad analizzare tutte le informazioni che abbiamo sullo straniero misterioso. La prima apparizione dello straniero misterioso è quella in Fallout e Fallout 2. Li prenderò in esame insieme perché in questi due giochi abbiamo poche informazioni, per lo più coincidenti. In Fallout e Fallout 2 è possibile incontrare lo straniero solamente se avrete sbloccato l'omonimo perk, e a dire il vero questa cosa è comune a tutti i successivi videogiochi della serie. Tuttavia vi sono delle piccole differenze. Nel primo Fallout sarà necessario avere 7 punti fortuna ed essere a livello 6 di esperienza, mentre in Fallout 2 i requisiti saranno 4 punti fortuna e il livello 9 di esperienza. In entrambi i casi però la descrizione del funzionamento del perk sarà il medesimo. Con questo perk ti sei guadagnato l'attenzione di uno straniero misterioso, che apparirà per aiutarti di tanto in tanto. Se il tuo alleato dovesse perire in combattimento, non credere che sarà rimpiazzato o rimpiazzata. Le informazioni contenute in questa descrizione potrebbero essere una grossa sorpresa per coloro che non hanno mai giocato i primi due Fallout. Prima di tutto, lo straniero misterioso può morire, e in questo caso non apparirà più nel gioco. Come seconda cosa, lo straniero può essere un uomo oppure una donna. Infatti, avrà lo stesso genere che sceglierete per il vostro protagonista. Quando vi muoverete nella mappa di gioco e vi imbatterete in un incontro casuale, ci sarà la possibilità che appaia un alleato che vi aiuterà in combattimento. Tra l'altro, non è nemmeno troppo forte, quindi è un po' inutile, sinceramente parlando. Tuttavia, a differenza dell'immagine del perk, lo straniero non avrà un cappello Fedora, un impermeabile e una pistola. L'equipaggiamento dello straniero è randomizzato ed è basato sul livello del giocatore. In Fallout, a fine combattimento, lo straniero rimarrà fermo sul posto e sarà possibile parlarci. Purtroppo non dirà nulla di interessante se non qualche frase di circostanza. In Fallout 2, invece, scapperà dritto verso l'uscita più vicina. E questo è tutto quello che Fallout e Fallout 2 ci dicono riguardo allo straniero. Lo so, è molto poco e magari secondo alcuni di voi avrei anche potuto ignorare i primi due giochi perché non sono stati fatti da Bethesda e quindi lo straniero misterioso che vedremo fra poco non ha nulla a che fare con quello che abbiamo appena visto. Un motivo c'è per cui ho citato Fallout e Fallout 2, ma lo vedremo più avanti. Adesso passiamo a Fallout 3. Primo gioco della serie dopo il passaggio dell'IP dalle mani di Interplay a quelle di Bethesda. Lo straniero misterioso di Fallout 3 è diverso da quello dei primi due Fallout, sotto molti aspetti. Prima di tutto, adesso il suo abbigliamento rispecchia quello raffigurato nell'immagine del perk. Indossa un cappello Fedora, un impermeabile ed utilizza una pistola calibro 44 Magnum. Ora è molto più utile in combattimento, grazie al suo revolver, con il quale potrà uccidere qualsiasi nemico con un solo colpo. Tornando a parlare del suo aspetto, lo straniero misterioso non può essere una donna. Infatti, in questo gioco è sempre rappresentato come un uomo dai tratti asiatici, come ci testimoniano anche i file di gioco. Una cosa tuttavia è rimasta uguale, ovvero che per poterlo incontrare sarà necessario avere il suo perk, ottenibile a livello 10 e con 6 punti fortuna. Ti sei guadagnato un angelo custode personale, munito di pistola calibro 44 Magnum carica. Con questo perk, il misterioso estraneo, in Fallout 3 New Vegas è stato tradotto così, comparirà occasionalmente nella modalità SPAV per darti una mano con letale efficienza. Come ci dice la descrizione del perk, da questo gioco in poi lo straniero misterioso apparirà solamente mediante l'utilizzo dello SPAV e la sua apparizione sarà accompagnata da un riff musicale.
Dopo aver fatto il suo lavoro, lo straniero sparirà, appena usciremo dalla modalità SPAV. Lo SPAV è una novità della serie, introdotta in Fallout 3 con lo scopo di mantenere una componente strategica tipica degli isometrici a turni come era nei precedenti Fallout, nonostante il cambio della struttura del gioco in un FPS/TPS a tempo reale. Direi che è una meccanica ben riuscita, ma fatemi spendere due parole sullo SPAV. Il sistema di puntamento avanzato Vol-Tec, o più semplicemente SPAV, permette all'utilizzatore di puntare in modo preciso ad un arto del nemico, e metanarrativamente parlando, questa funzione distorce il tempo, permettendo al giocatore di scegliere quale nemico colpire e in che punto. Non sappiamo se questa è solamente una meccanica di gioco, oppure se lo straniero misterioso sia legato effettivamente alla tecnologia dello SPAV. Ecco, ci sono due teorie che prendono quest'ultima ipotesi come vera. La prima è che lo straniero sarebbe in qualche modo collegato alla Vol-Tec, visto che è la Vol-Tec che ha sviluppato la tecnologia SPAV. Ma sinceramente la trovo molto poco sensata. La seconda implicherebbe il coinvolgimento dell'istituto. Perché? A quanto pare l'istituto ha in qualche modo a che fare con lo SPAV. In Fallout 3 Zimmer, scienziato dell'istituto, dopo aver scoperto l'identità del sintetico in fuga, nella quest l'uomo duplicato, ci darà come ricompensa un potenziamento che ci permetterà di colpire con più precisione con lo SPAV. Tra l'altro c'è un video intero sul canale che parla di questa missione secondaria, se siete interessati vi consiglio di recuperarlo. Tornando a noi, in Fallout 4, nell'istituto, è presente un terminale che riporta che i sintetici di terza generazione abbiano una sorta di SPAV integrato. Questa teoria è molto interessante, devo ammetterlo, ma un dettaglio la rende irrealistica. Considerando la lore di Fallout, è impossibile che potesse esistere un sintetico di terza generazione nel 2161, anno in cui è ambientato il primo Fallout. Tornando alla nostra indagine, abbiamo altri indizi in Fallout 3 riguardo lo straniero misterioso? Qualcosa può essere trovato nella sua descrizione, presente nella guida strategica ufficiale di Fallout 3. Hai un angelo custode ma con un letale cannone al posto delle ali. Incontra lo straniero misterioso, una strana e soprannaturale entità che si dice possa apparire ed aiutarti in combattimento prima che tu faccia una brutta fine. Naturalmente, prima è necessario avere il perk straniero misterioso. Lo straniero qui viene descritto come se fosse una qualche creatura mistica con poteri magici. E a dire la verità non sarebbe così assurdo, visto che in Fallout ci sono fantasmi, libri con poteri esoterici e tanto altro ancora. Questo giustificherebbe il fatto che appare e scompare nel nulla, e giustificherebbe anche le sue apparizioni a distanza di centinaia di anni. Sì, perché non ho ancora menzionato questa cosa, ma tra Fallout e Fallout 3 passano 116 anni. Com'è possibile per un uomo vivere così tanto? Per adesso ignoreremo la questione e ci ritorneremo più tardi. Prima di passare ai prossimi giochi, mi voglio soffermare un attimo su una falsa informazione riguardante lo straniero misterioso, che è circolata molto su internet e che alcuni di voi potrebbero conoscere, ovvero che il suo vero nome sia Farmer. Questa è una informazione falsa che si è diffusa negli ultimi anni a causa della wiki di Fallout. Infatti, nell'anno 2015, la descrizione che vi ho letto poco fa è stata modificata da un utente e per 7 anni nessuno si è accorto dell'errore o è mai andato a verificare le informazioni di persona. In ogni caso, all'inizio del 2022 l'errore è stato scovato e corretto. Perciò, chi di voi ricordava che il vero nome dello straniero fosse Farmer, lo dimentichi. Detto ciò, parliamo di Fallout New Vegas, gioco dove abbiamo informazioni molto interessanti sullo straniero misterioso. Fallout New Vegas è ambientato 4 anni dopo Fallout 3, e nonostante ciò, lo straniero è sempre lo stesso. Stesso aspetto, stesso vestiario, stessa descrizione del perk e stesso modus operandi. A differenza di Fallout 3, in questo gioco è presente un personaggio con una storia alquanto interessante. Sto parlando di un uomo, conosciuto anche come Il Solitario. Salve, amico. Qual è la tua storia, estraneo? La mia storia è lunga, amico. E non posso dire che sia particolarmente interessante. Beh, sono nato in una piccola città ai confini del Montana. Io e mamma non avevamo molto da quando papà se n'era andato. Se dovessimo avere il perk donnaiolo per il protagonista maschile o vedova nera per il protagonista femminile, avremo una linea di dialogo unica,
tradotta malissimo, ma lasciate perdere. Aspetta, Montana? Non avrai per caso 17 anni, vero? No, signore. Ho 28 anni, perché? Oh, grazie a Dio. Lascia perdere. Dicevi, così tuo padre è partito? Esatto. Non ho mai saputo il perché. Mamma diceva sempre che era un tipo misterioso, anche quando era con lei. A volte sembrava un estraneo. Sembra che ti manchi? È questa la ragione per cui vaghi da queste parti? A causa sua, dici? Non lo so per certo, è probabile. Forse non mi sono mai sentito veramente a casa laggiù. Deve essere stato difficile crescere senza un padre. Non è stato facile. Mamma si è spaccata la schiena per guadagnare abbastanza per farci sopravvivere. E io ho lavorato nelle miniere di carbone dall'età di 15 anni. Dopo che mamma è morta, credo che volessi trovare papà per avere delle risposte. È da allora che lo sto cercando. Ma non è un uomo facile da trovare. E che cosa farai quando lo troverai? Veramente ancora non lo so. Forse gli chiederò solo una motivazione. O forse gli darò un pugno dritto in bocca. Maledizione. Più ne parlo, più tutta la storia sembra una stronzata. Forse è meglio che tu giri pagina, che ti sistemi forse. Già, forse sì. Non conosci un posto dove un tipo con una chitarra possa trovare lavoro, vero? A questo punto potremmo dargli il biglietto da visita di Tommy Torini, del casino The Tops, sulla strip di New Vegas, dove il solitario si recherà per esibirsi come cantante. Ma se avremo almeno 50 punti nell'abilità baratto, dopo aver preso il biglietto da visita, il solitario ci ricompenserà con la sua pistola. Immagino sia più che giusto che ottenga qualcosa in cambio del disturbo. Tieni, papà mi ha lasciato questa pistola. Non credo che a me serva più. Questa pistola è un revolver, più precisamente un calibro 44 Magnum, chiamata Magnum Misteriosa. Ogni volta che toglieremo dal fodero la pistola, si potrà sentire il riff musicale dello straniero misterioso. E la pistola ha lo stesso aspetto della Magnum dello straniero. Quindi se la pistola apparteneva al padre del solitario, questo vuol dire che lui è il figlio dello straniero misterioso. Ricapitoliamo la storia per fare chiarezza. Il solitario nel 2281 ha 28 anni, perciò è nato nel 2253. Quindi nel 2253 lo straniero concepisce un figlio, in Montana, per poi scomparire nel nulla abbandonando la famiglia. Il bambino cresce e le uniche cose che gli sono rimaste del padre sono una chitarra e una pistola. Dopo la morte della madre, il solitario abbandona il Montana per cercare il papà, vivendo di quel che riesce a racimolare suonando la chitarra. Nei suoi viaggi è passato anche per la Valle di Zion, come ci testimonia Fiutagesso nel DLC Honest Hearts. Lascia che ti racconti una storia. Quando ero un ragazzo, nella valle arrivò un uomo con una carovana. Era alto, con grandi baffi e una chitarra. Gli chiesi cosa facesse per vivere e l'interprete mi disse che era un cantante. «E cos'è?» gli chiesi. L'uomo mi spiegò che viaggiava di posto in posto e cantava per la gente, che in cambio gli offriva del cibo e un riparo. Non potevo credere che in questo mondo ci fosse un posto in cui un uomo poteva fare ciò. Promisi a me stesso che un giorno avrei esplorato quel mondo. Infine si reca nel Mojave, dove incontra il Corriere numero 6. Tutto ciò fa venire ancora più dubbi sulla vera età dello straniero. Voglio dire, sembra giovane. Sembra quasi un coetaneo del figlio, anche se dovrebbe avere almeno 120 anni. Come si spiega tutto ciò? Lasciando più domande che risposte, voglio aggiungere un'altra variabile all'equazione. In Fallout New Vegas esiste un altro personaggio che ha un modus operandi molto simile a quello dello straniero. Sto parlando di Miss Fortune, tradotta in italiano come Signorina Fortuna. Proprio come lo straniero misterioso, la signorina appare solamente in modalità SPAV, dopo aver sbloccato il suo perk. Proprio quando i tuoi nemici credono di essere in vantaggio, appare la Signorina Fortuna per rovesciare le sorti. Appare solo nello SPAV e ha l'abilità di sottrarre la sconfitta dalle grinfie della vittoria. Ma cosa fa nel pratico questo perk? È un more of the same dello straniero? No. Come suggerisce il nome Miss Fortune, gioco di parole con Miss Fortune, ovvero la sfortuna, semplicemente porta mala sorte al nemico.
Infatti, la sua pistola, che è sempre un Magnum calibro 44, fa un danno irrisorio. La cosa interessante sono gli effetti secondari. Randomicamente può menomare arti, atterrare nemici e far esplodere le granate nell'inventario. E quando apparirà, suonerà lo stesso riff musicale dello straniero misterioso. Adesso vi chiederete giustamente in che modo i due possano essere legati. Purtroppo il gioco non ci dà altri indizi, io ho una mia idea, ma come altre 100 cose che ho menzionato nel video le riprenderemo più avanti, giuro che arriverò a un punto, ve lo prometto. Ora passiamo a Fallout 4. Ambientato 6 anni dopo Fallout New Vegas e 10 anni dopo Fallout 3, lo straniero misterioso ritorna e con lui l'ormai iconico perk, che in questo caso richiederà 4 punti fortuna. Chi è? Perché ti aiuta? Chi se ne frega? L'alleato misterioso compare saltuariamente nello SPAV per darti una mano, con efficienza letale. Tralasciando il fatto che in questo gioco è tradotto come alleato misterioso senza un apparente motivo a parer mio, il suo modus operandi non cambia. Appare solo nella modalità SPAV, uccide un nemico con un solo colpo e poi scompare nel nulla. Tuttavia, questa volta una sostanziale differenza c'è. Non è più il giovane uomo dalle fattezze asiatiche di Fallout 3 New Vegas, ma un uomo caucasico di mezza età con dei baffoni appariscenti. Com'è possibile che sia invecchiato così tanto in un lasso di tempo relativamente ristretto? Ci sono due teorie che ho letto sul web che trovo poco sensate, ma le voglio comunque nominare. La prima implica che questo non è lo stesso straniero misterioso, perché sarebbe in realtà il rappresentante della Voltec dell'inizio di Fallout 4. Perché? Perché in questo gioco non indossa un vestito unico come in Fallout 3, ma lo stesso abito del rappresentante Voltec. Allora, prima cosa, i due non si somigliano per niente, e seconda cosa, il rappresentante della Voltec è presente nella Boston post-apocalittica, più precisamente al Rexford Hotel a Good Neighbor, ed è un ghoul, quindi direi di accantonare questa ipotesi. La seconda teoria dice che questo straniero misterioso sarebbe il solitario di New Vegas, che ha seguito le orme del padre. Anche questa teoria sinceramente la trovo molto poco sensata. Primo, perché il solitario dovrebbe trovarsi nel Commonwealth? Secondo, trovo molto poco plausibile un invecchiamento così netto nel giro di 6 anni. L'unica cosa che hanno effettivamente in comune sono quei baffi. Tornando all'indagine, in Fallout 4 è presente un personaggio che, come noi, è alla ricerca della verità sullo straniero misterioso. Sto parlando di Nick Valentine, il sintetico detective preferito da tutti. Infatti, nella sua agenzia a Diamond City, sotto il letto della sua segretaria, sarà possibile trovare un dossier sul nostro misterioso amico. Caso Straniero Misterioso. Per anni ci sono stati diversi avvistamenti dell'uomo chiamato Straniero Misterioso in tutto l'ex territorio degli Stati Uniti. Nella migliore delle ipotesi abbiamo a che fare con un pazzo senza scrupoli, nella peggiore con un prolifico serial killer. Tutto ciò che si sa è il suo modo di agire. Appare all'improvviso, uccide senza pietà e sparisce senza dire una parola. Lo straniero non ha complici noti, nessun metodo chiaro con cui sceglie le proprie vittime e non lascia alcun biglietto da visita a lavoro finito. Gli avvistamenti si sono susseguiti nell'arco degli ultimi decenni e vanno dalla RNC fino alla East Coast. Ora è arrivato nel Commonwealth. L'ultima cosa di cui ha bisogno questo posto è un altro psicopatico a piede libero. È il momento di mettere insieme i pezzi per risolvere il caso. Descrizione: maschio umano. L'abbigliamento varia, ma a giudicare dagli ultimi avvistamenti pare giri con un grosso cappotto e un fedora. Il tizio ha gusto, lo riconosco.
È un uomo? O sono più uomini? O è un ghoul con pochissime cicatrici? Questo spiegherebbe il tempo che intercorre tra un avvistamento e l'altro. Appare e scompare all'improvviso, suggerendo abilità di infiltrazione barra accesso a tecnologia di occultamento avanzata soprannaturale. Tutte le descrizioni, tranne le prime, ci dicono che lo straniero usa solo armi convenzionali, il che avvalorerebbe l'ipotesi che sia qualcuno addestrato a infiltrarsi. Di fronte a criminali del genere, vorrei tanto che l'istituto avesse scoperto il rilevamento termico prima di licenziarmi. Luoghi degli avvistamenti. Commonwealth. Confermato. Zona contaminata della capitale. Confermato. RNC. Vecchie voci. Shady Sands. Voci vecchissime. Come ci conferma il dossier di Nick, lo straniero misterioso dei primi due Fallout va preso in considerazione. E per di più ci conferma che ai tempi non indossava il fedora e il cappotto. Quindi pare che Nick stia sulle tracce dello straniero da anni. Inoltre, quando incontreremo lo straniero misterioso in compagnia del sintetico, Nick commenterà l'accaduto. Lo straniero era proprio lì. Dove è andato? Topi schifosi. Ma che? Lo straniero ci è sfuggito. Era proprio lì. L'hai visto, vero? Voglio sottolineare che Nick è l'unico companion in grado di vedere lo straniero, o almeno è l'unico a cui importa qualcosa. Alcuni utenti su internet, notando questa ossessione di Nick nei confronti dello straniero, hanno ipotizzato che tra i due vi potesse essere un rapporto molto più profondo di quello che potrebbe sembrare ad un primo sguardo. E se lo straniero misterioso fosse Nick Valentine? Voglio dire, se fosse il vero Nick Valentine dal quale l'istituto ha preso la coscienza di Nick il sintetico. Anche in questo caso, devo dire la mia, è dissentire con questa teoria. Voglio dire, gli unici legami tra i due sarebbero il vestiario simile e il fatto che entrambi sono dei fumatori. Sì, perché Nick e lo straniero, secondo i file di gioco, sarebbero gli unici due NPC che hanno nell'inventario un pacchetto di sigarette. Personalmente devo ammettere che trovo questa teoria molto affascinante, ma non credo che sia quella più fattibile. In che modo l'originale Nick Valentine avrebbe potuto prolungare la sua vita così a lungo? A questo punto, dopo decine di minuti di me che blatero, vi starete chiedendo: ma qual è la tua idea? Che cosa può collegare tutti questi punti tra di loro? Mettetevi comodi, perché quella che state per sentire è probabilmente la teoria più complessa del video di oggi, ma nonostante ciò è quella che io ritengo più plausibile. I più attenti fra di voi avranno notato una cosa, ovvero che in tutto il video non ho mai citato Fallout 76. La motivazione non è perché io lo odio così tanto da averlo dimenticato. Anzi, credo che la palacchia potrebbe nascondere la soluzione a questo enigma chiamato straniero misterioso. Torniamo un attimo indietro, torniamo a Fallout 3. In Fallout 3 viene introdotta per la prima volta la compagnia Hubris Comics e con essa diversi personaggi fumettistici come Mantaman, Capitan Cosmos insieme alla sua spalla Jangles la scimmia lunare e il più famoso Grognak il barbaro. Ma mi voglio concentrare su un altro personaggio fumettistico della Hubris Comics, introdotto in Fallout 4 e che probabilmente conoscerete. Sto parlando di Silver Shroud. Silver Shroud indossa un impermeabile nero, una sciarpa di colore argento e un cappello fedora nero. Vive a Boston e terrorizza il crimine della città uccidendo i malviventi con la sua mitragliatrice argentata. Perciò non è considerabile un supereroe, ma più un vigilante. A volte nei fumetti Shroud è aiutato dalla signora del mistero. Anche lei è una vigilante come Shroud ed è anche stato un suo interesse amoroso. Il fumetto di Shroud ebbe un enorme successo e nel 2051 nacque un radiodramma. Quando il male percorre le strade di Boston, un uomo tende nell'ombra, proteggendo gli innocenti e giudicando i colpevoli. Questo guardiano è
Silver Shroud. Nel radiodramma, che venne trasmesso per 26 anni, la signora del mistero venne interpretata dall'attrice Shannon Rivers. Il marito, Frederick Rivers, era un geniale inventore e architetto ed un grande appassionato di Silver Shroud. I due, insieme alla figlia, sopravvissero alla Grande Guerra, rifugiandosi nella loro villa in Appalachia, Riverside Manor. La vita era dura dopo le bombe, e mentre i tre erano in cerca di cibo e acqua a Charleston, vennero attaccati da un gruppo di predoni. Shannon riuscì a sconfiggerli tutti. Infatti, Shannon si era allenata per poter interpretare il ruolo della Signora del Mistero anche nella serie TV su Silver Shroud, che era in fase di pre-produzione. A questo punto ai due venne un'idea: continuare a interpretare la Signora del Mistero, ma questa volta per davvero. Shannon divenne una vigilante dell'Appalachia, aiutando gli indifesi dai predoni. Tuttavia Shannon non poteva essere ovunque, e così fondò una sorellanza, un'associazione segreta, l'Ordine dei Misteri. Shannon avrebbe addestrato decine di signore del mistero, mentre Frederick avrebbe prodotto l'equipaggiamento, costumi, armi e tanto altro ancora. In particolare, voglio evidenziare due oggetti dell'arsenale dell'Ordine dei Misteri: la voce di Seth e il congegno del fantasma. La voce di Seth è l'iconico revolver calibro 44 impugnato dalla signora. Tra le sue tante capacità c'è quella di sparare proiettili che esplodono in una nuvola di fumo nocivo, che disattivano i congegni elettronici o che distruggono i campi magici. Il congegno del fantasma, invece, è in pochissime parole uno stealth boy modificato con del gas allucigen, e quindi è in grado di generare allucinazioni a chi lo respira. Durante gli avvenimenti di Fallout 76, tutti i membri dell'Ordine dei Misteri sono morti, tranne uno, Frederick Rivers, le cui sorti sono ignote. E forse state capendo dove voglio andare a parare. E se Frederick Rivers avesse fondato un nuovo Ordine dei Misteri che avrebbe accolto non solo donne, ma anche uomini? In quel caso avrebbe preso ad ispirazione Silver Shroud per l'abbigliamento. Fedora, impermeabile. Se non ci fosse solo uno straniero misterioso, ma un ordine intero, molte cose assumerebbero un senso. Spiegherebbe le numerose apparizioni a distanza di anni. Le sue diverse sembianze ad ogni incontro sarebbero giustificate se fossero persone diverse. Tra l'altro, non l'ho ancora accennato, ma anche in 76 è presente lo straniero misterioso e ha un aspetto diverso da quello di Fallout 3 e di Fallout 4. E a questo punto mi viene da pensare che se Obsidian avesse avuto più tempo per sviluppare New Vegas, non avrebbe semplicemente riutilizzato gli asset di Fallout 3, ma avrebbe potuto realizzare uno straniero dall'aspetto diverso. Il nuovo Ordine dei Misteri renderebbe possibile anche l'esistenza di Miss Fortune, che non sarebbe altro che una signora del mistero da cui si sono persi i riferimenti dopo 200 anni di storia dell'ordine. Insomma, dopo aver raccolto tutti gli indizi presenti nei videogiochi, sono dell'idea che il nuovo Ordine dei Misteri sia l'ipotesi più plausibile. Certo, è anche vero che in questo caso alcuni quesiti rimarrebbero irrisolti. Ad esempio, perché ogni volta che appare lo straniero o Miss Fortune suona quel riff musicale? Purtroppo la nostra indagine si deve interrompere qui, senza una vera risposta definitiva. Forse con un nuovo Fallout potremmo ricevere nuove informazioni che potrebbero confermare o sfatare questa teoria. O forse quelli che vi ho appena esposto sono solo delle cose buttate lì da Bethesda senza un senso logico. E magari sono solo io che ci vedo troppo. E se fosse questo il caso, caro Todd, che non vedrai mai questo video, credo che l'ultima teoria che ho esposto sia la cosa più sensata da realizzare. Basterebbe giusto qualche piccolo aggiustamento di trama e tutti quanti penserebbero che era stato pensato tutto dall'inizio. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito in questo delirio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Avete altre teorie? Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!